Con noi Matteo Zucchini dalla Casa del Trader, che saluto. Chiedo a tutti i partecipanti di utilizzare la chat nel caso ci fossero dubbi, domande o se si volesse intervenire semplicemente durante il corso della lezione di questa sera. Ricordo a tutti che la lezione è registrata e sarà disponibile a breve nella sezione archivio webinar, dove trovate comunque anche tutte le altre registrazioni dei nostri corsi. Matteo, se sei pronto, passerei la parola direttamente a te per iniziare con la lezione di questa sera. Perfetto, allora ho messo in condivisione lo screening, quindi dovreste riuscire a vedere bene il monitor. Ecco, datemi conferma di questo nella chat. Sì, confermo. Benissimo. Poi l'audio, quindi scrivetemi per favore anche nella chat, così mi dite che l'audio è ok anche per tutti i partecipanti. Ok, vi mando io un messaggio di chat. Così mi potete rispondere, fare delle domande direttamente qua. Ecco, se l'audio è ok, scrivetemi ok. Ecco, vi ho mandato un messaggio in chat che vi deve essere arrivato nella finestrina del pop-up che compare. Vi consiglio di disattivare eventuali programmi che scaricano banda in modo da velocizzare e rendere quindi l'audio più fruibile possibile. E quindi in modo che così riusciamo a seguire e a sentire bene la lezione. Perfetto. Quindi direi che possiamo partire. Se avete comunque delle domande, scrivetemelo in chat. Allora, la sessione di oggi è relativa al fare il trading con il MACD Lightning Reverse. E quindi è l'utilizzo di uno strumento personalizzato che permette di sfruttare le logiche del classico LMCD, come vedremo poi nella maggior parte delle piattaforme di trading. Si considera e viene visualizzato l'MHD di Asprey, che è leggermente diverso dall'MHD classico. E noi sull'utilizzo di questo indicatore abbiamo fatto delle modifiche per renderlo più veloce in modo da utilizzarlo in un contesto preferibilmente di lateralità, in cui i segnali fossero tempestivi e idonei quindi a lavorare in queste aree di trading. Chiaramente FX Capital e tutti i suoi rappresentanti non sono responsabili dei contenuti, si declinano quindi anche le responsabilità di un utilizzo incorretto dello strumento. Non è una sollecitazione al pubblico risparmio, ma è soltanto un invito educativo a imparare questo strumento di trading. La casa del trader e i suoi rappresentanti, anch'essi, non sono responsabili e non è una sollecitazione al pubblico risparmio. FX Capital è un broker specializzato nel Forex e sui CFD, quindi vi permette di tradare tutti gli strumenti derivati del mercato, quindi che sono presenti nei futures tramite CFD e l'azionario, quindi anche se tramite CFD, quindi potendo utilizzare la possibilità di seguire l'andamento di questi strumenti, ma operando con una leva e con un capitale richiesto nettamente inferiore. La pagina della banca d'appoggio è la Barclays e ha un supporto 24 ore su 24.
Marco Tosoni, il trade master della Casa del Trader, è anche analista formatore e l'ideatore di diverse tecniche di trading e di strategie. Ha vinto il Forex Contest di Active Trade con un 300% e l'ETCAP. Io invece sono Matteo e mi occupo della parte di analisi e della parte di formazione dei trader. Mi occupo anche dello sviluppo, la passione di sviluppare indicatori e trading system. Mi occupo anche di tutte le relazioni commerciali della Casa del Trader. Partiamo subito dall'utilizzo classico delle MCD. Allora, subito. Ci viene chiaramente messo in evidenza che l'MCD è stato creato all'incirca alla fine degli anni 70. Quindi, come vediamo, anche in questo caso gli algoritmi e quindi la matematica applicata su cui si fa base è una matematica quindi di anni passati. Consideriamolo quindi anni 80, 90, 2000, 2010, sono circa 35 anni. Quindi anche questa riflessione fa i modelli e indicatori utilizzati circa 35 anni fa agli sviluppi che possono aver fatto adesso nelle grosse case di trading proprietarie o hedge fund, vi lascio immaginare quanto, sia potuta andare avanti la matematica applicata al trading insieme alla statistica e alla programmazione. L'obiettivo principale che Apple si mise a e si era prefissato era quello di capire il trend di fondo e originariamente il calcolo era il seguente: l'MACD è dato dalla media mobile a 12 periodi meno una media mobile a 26 periodi. Esattamente era una media mobile esponenziale. La signal, che è lo secondo elemento portante dell'MCD, è data dalla media mobile esponenziale del risultato dell'MCD, quindi quello calcolato come la differenza fra le due medie mobili esponenziale, col periodo 9. Quindi notiamo subito una cosa, che, e adesso ve la faccio vedere, quando noi apriamo la MetaTrader all'interno della piattaforma, inseriamo come indicatore l'MCD, notiamo subito che la formula di costruzione, per chi ha un attimo la passione di andare a vedere le cose come sono fatte e vedere come di default una piattaforma carica gli indicatori oscillatori, vediamo subito che ha una differenza di calcolo, in quanto il calcolo del signal è dato da una media mobile semplice dell'MCD 9. Quindi questo cosa comporta? Niente di sostanziale, chiaro, ma soltanto il fatto che la velocità con cui si muove la signal nel MetaTrader calcolato in questa maniera sarà leggermente più lenta. Sulla piattaforma di trading l'MCD viene indicato con 12,26 nodi. 12,26 nodi sono i parametri standard suggeriti dall'autore. Andiamo ad aprire il grafico dell'euro-dollaro e inserire l'MCD. Sul grafico ho aggiunto volontariamente due medie mobili esponenziali, quella a 26 periodi e quella a 12, per facilitare la spiegazione di questo indicatore e per poter far comprendere meglio
la funzionalità è che, come chiaramente l'MCD regisce, e plotta la differenza, ok, delle due medie. Abbiamo sottolineato già più volte il discorso delle differenze fra le due medie, ok? Quindi la prima cosa che ci deve venire in mente quando parliamo di differenze di medie è il momentum. Il momentum che cos'è? È la differenza fra due medie mobili di diverso periodo, perché invece che confrontare il prezzo di chiusura, ad esempio, di oggi rispetto a quello al prezzo di chiusura di ieri, o del periodo di un time frame attuale rispetto a quello di un time frame passato, si confronta il prezzo di chiusura di quello attuale di un determinato periodo con quello di X periodi precedenti. In questo caso confrontiamo una media più veloce rispetto ad una più lenta. Ecco quello appunto che vi ho appena detto. La rappresentazione grafica, anche qui, ha due modi di essere rappresentato. Nella MetaTrader viene rappresentato come un istogramma, ma in altre piattaforme viene rappresentato come una linea. Generalmente la signal line di default è indicata di colore rosso. Ecco un esempio grafico. Vedete subito l'MCD a 12, 26 e 9, come su un time frame, in questo caso a 5 periodi, con le sue due medie mobili. Questo è un altro grafico, sempre dell'euro-dollaro a 5 minuti, con le MCD, ok, e le sue due medie mobili. Come si vede, il fatto di rappresentare le MCD in questo modo e soprattutto l'istogramma, vedete, l'istogramma rappresenta in maniera molto chiara la distanza che è attiva fra le due medie. Quando le due medie si incrociano, come in questo caso, vedete che l'istogramma scompare, va a zero. Perché però generalmente conviene, almeno se non le due medie mobili, diciamo questo ve l'ho fatto a livello didattico, ma conviene aggiungere ad esempio una media mobile esponenziale a 55 periodi, quindi che uso e esula da l'utilizzo classico, ok? Perché permette di avere, rispetto chiaramente a queste due, una visione di fondo più ampia. Tanto la possibilità di capire quando le due medie, ok, iniziano a cambiare tendenza e a convergere fra di loro, lo si vede dall'istogramma delle MCD. Generalmente l'istogramma del MACD è la distanza, ripeto, delle due medie. Però attenzione alla piattaforma che utilizzate, come è impostata. Difatti, l'indicatore dell'MCD dell'MT4 non è il MACD evoluto di Thomas Spray del 1984. Che cosa fece? Lui introdusse il concetto di istogramma di MCD
con il fine di usare gli incroci o, ancora meglio, anticipare le condizioni di attraversamento della curva del MACD. Questo perché? Perché voleva cercare di ridurre il ritardo che soffriva e che soffre tuttora l'MCD. A questo fine, la rappresentazione grafica dell'istogramma non era più la differenza, quindi, dalle due medie mobili, ma ora veniva ad essere rappresentata dalla differenza dell'MCD meno l'EMA a 9 dell'MCD, cioè la signal line. Questo perché? Perché aveva notato che l'osservazione grafica dell'istogramma della distanza fra l'MCD e l'EMA era più significativo rispetto a quello del classico MCD. Nelle piattaforme attuali, tranne MetaTrader, generalmente l'MCD che viene rappresentato è questo. Quindi quando generalmente un utente, anche se conosce l'utilizzo dell'MCD e l'ha studiato sul libro, okay, crede di aprire in MetaTrader 4 l'MCD di Thomas Prey, se invece no va a vedere le formule con cui è costruito e scopre che l'MCD è quello di Apple, quindi quello originario del 78. A livello grafico, cosa cambia? Cambia molto poco, perché vedete, abbiamo questo riportato in basso e l'MCD classico, questo riportato a metà e l'MCD quello a spray. Di base vedete come la distanza tra l'MCD e la signal line venga ad essere rappresentata in maniera molto chiara. Notò che si poteva pertanto aggiungere un'informazione operativa, eliminando sostanzialmente la distanza delle due medie mobili, che era poco significativa. Come si utilizza nel trading l'MCD? Allora, il primo utilizzo è quello che viene indicato in tutti i libri di analisi tecnica. Quindi, quando la linea, in questo caso, o istogramma, dipende da come è rappresentato nella piattaforma vostra dell'MCD, taglia la linea di segnale dal basso verso l'alto, quindi si genera un segnale di acquisto per la vendita, e quando la linea istogramma del MCD taglia la linea di segnale, ok, dall'alto verso il basso. Eccolo qui. In questo caso abbiamo il fattore, vedete, dell'MCD che taglia verso il basso la sua segna e qui scatta il segnale di vendita. In questo caso torna sopra e qui parte un acquisto. Viene tagliata a ribasso e qui parte una vendita. In questo caso abbiamo dal basso verso l'alto nella parte inferiore parte un acquisto. Vediamolo su un grafico in tempo reale. Utilizziamo a tal scopo un time frame veramente basso, quindi un minuto, e cerchiamo di capire il comportamento che esso ha.
lo nomiamo in modo per rendere più visibile e comprensibile a tutti il grafico e cerchiamo i punti di intersezione. Questo è un primo, e in questo caso ha dato un segnale di acquisto. Qua abbiamo un segnale di vendita. Il mercato lateralizza. Qua in teoria avremo un altro segnale di acquisto. Qua un altro segnale di vendita. Qua un segnale di acquisto. Andiamo a prendere i valori in cui abbiamo la MCD sopra la signal. In questo caso qui parte un segnale di vendita. Nuovamente qui parte un segnale di vendita, ma come si può vedere utilizzando una tecnica del genere, i risultati non sono soddisfacenti, anche cambiando time frame, tipo 15 minuti. Perché? Perché soprattutto nella fase di lateralità non riesce a adeguarsi al cambiamento della condizione del mercato. Se noi vogliamo individuare un bel trend, quindi partiamo ad esempio da una situazione di un grafico daily, okay, notiamo che cosa? Come è evidente a tutti, no, e sono tutti, l'euro-dollaro è tuttora ha generato una forte movimento ribassista. Ok? Definito il trend principale, bisogna tenere in considerazione che cosa? Il posizionamento delle medie mobili che ci indicano il trend, quindi la struttura delle MCD è sotto, okay, la linea dello zero, e quindi se vogliamo operare seguendo il trend, ci converrà, per chi vuole operare in questa maniera, un piccolo filtro, che è quello di riuscire a prendere soltanto le operazioni ribassiste. Quindi andiamo a vedere tutte le volte in cui abbiamo il valore dell'MCD che tende, ok, come in questo caso, a essere inferiore al valore, ok, a tagliare verso il basso la nostra signal. Ecco un altro punto. Effettivamente in tale situazione si hanno delle indicazioni molto buone. Il problema di fondo, anche in questo caso, è però sempre quello di riuscire a determinare bene il trend principale. Che cosa possiamo notare? Sicuramente che l'utilizzo delle MCD ci permette di capire la tendenza in essere, quanto è più o meno forte. Sicuramente, vedete, questa fase qui, in cui il mercato è sceso a ribasso, è sceso con una velocità inferiore rispetto a quella presente indicata in questa fase.
Difatti, successivamente notiamo che l'MCD tende, okay, a posizionarsi nuovamente e riduce la sua, il suo valore, come la distanza delle due medie, che quindi questo indica, okay, lateralità. C'è stato, vedete, un'accelerazione nuovamente in ribasso e questa però, sulla tendenza di fondo, viene prontamente indicata. Vediamo un altro esempio che vi ho preparato. In questo caso, era il time frame a 15 minuti, c'è stato, vedete, il taglio con l'indicazione di vendita, successivamente qui il taglio verso l'alto di acquisto, qua di vendita e qua nuovamente di acquisto. In generale, quando però la tendenza del mercato cambia, okay, è qui dove l'MCD genera i segnali falsi, genera delle condizioni operative non buone, perché a percepire il cambio del trend, proprio per costruzione, cioè basandosi sulle delle medie mobili, arriva per forza in ritardo. Ed ecco anche perché è detto un lagging indicator. Per avere un'idea del trend in essere è ottimo. Ma per poi riuscire a identificare con un certo anticipo un cambiamento, ok, vedete come arriva sempre in ritardo. Un metodo per poter utilizzare le MCD è quello di avere un grafico a un time frame, ad esempio quello di un'ora, e un secondo grafico dello stesso strumento, settato però con un time frame più basso, tipo quello di 15 minuti, al quale i parametri, okay, di settaggio vengono utilizzati in maniera inferiore in modo da renderlo indicativo, okay, di quando un cambiamento è in essere. Quindi a livello visivo si aprono due grafici dello stesso strumento e li si confrontano fra di loro. Se su questo grafico avevamo un'indicazione, okay, delle MCD qui, in questa area di un possibile cambiamento di trend, ok, quindi eravamo circa le 17, ok, possiamo notare come sul time frame inferiore a 15 minuti questo ci veniva indicato alle 14:30. Quindi utilizzare le MCD con un confronto di due time frame, okay, c'è chi si spinge anche di più, io
lo sconsiglio, anche perché diventa poi difficile riuscire a gestire tutte le analisi e le considerazioni da fare, perché sono molteplici. Due vanno più che bene. Consente questo di avere un'idea anticipata di come cambia, in questo caso, il mercato, potrebbe cambiare. Altra cosa è quello di ridurre i valori dei parametri, quindi invece di un 12 periodo utilizziamo un 8, okay. E utilizziamo una 21. Come SMA 5. Perfetto. Ho voluto anche a rappresentare l'istogramma in maniera un po' più incisiva. In questo modo vedete come la taratura 8, 21, 5, ok, ci permette ulteriormente di avere dei segnali, ok, di cambiamento di tendenza ulteriormente anticipati. Ovviamente poi ognuno setta i propri parametri in base alla propria capacità di analisi del mercato. Nella fase attuale, di come vediamo ad esempio l'euro-dollaro, okay, è chiaramente evidente la fase ancora a ribasso. La rottura, okay, di questo minimo del mercato è un livello significativo. Andiamo avanti. E come vi dicevo, oltre a ridurre, okay, di input in base ai cambiamenti anche di mercato, è anche quello di combinare le divergenze del MACD con i prezzi. Andiamo subito a vedere il secondo metodo. Il secondo metodo, come appena accennato, utilizza le divergenze. In questo grafico ho plottato un time frame operativo a 15 minuti, che è un buon compromesso, okay, in cui abbiamo la generazione, vedete, di due massimi crescenti sul prezzo e due massimi calanti, okay, dell'MCD. Qua abbiamo dei minimi calanti, okay, e sull'MCD dei minimi crescenti. Quindi abbiamo una divergenza diretta rialzista. I prezzi dopo questo punto tendono a salire. In questo caso abbiamo dei massimi calanti di prezzo e dei massimi crescenti dell'indicatore, l'MCD. In questo caso abbiamo una divergenza nascosta ribassista. Minimi crescenti sul prezzo, minimi calanti sul nostro indicatore, una divergenza nascosta rialzista. Ovviamente, nulla ci vieta di fare la stessa analisi, ok, a time frame un'ora, ad esempio. In questo caso, proprio un'ora, ok, c'era una condizione
molto interessante. Perché il comportamento, vedete, dello strumento si è proprio lateralizzato. Eccolo qui. La rottura a ribasso, okay, di questo minimo, che possiamo estenderlo fino a questo livello qua, diventa un livello molto importante. Ovviamente, okay, bisogna dare un po' di spazio, almeno una candela, okay, di chiusura successiva a ribasso per evitare un falso breakout, in modo da riuscire a cogliere se vi avviene effettivamente il movimento a ribasso. Per quanto riguarda in questo caso invece il nostro strumento, ok, è molto evidente una divergenza in questo caso regolare. Ok, ribassista. Quindi l'utilizzo delle divergenze con le MCD anche in questo caso si presta ad essere profittevole. Il terzo metodo di utilizzo, ok, è il seguente. È l'utilizzo del taglio della linea dello zero da parte dell'istogramma. In questo caso abbiamo né più né che meno l'utilizzo operativo dell'incrocio di due medie mobili. Medie mobili che incrociano a rialzo, istogramma che va a zero, a ribasso, istogramma che va a zero, vedete, incrocio nuovamente a rialzo. Tendenza dei prezzi con spinta a rialzo, allargamento delle due medie generazione sull'indicatore dell'istogramma, incrocio a ribasso delle due medie, passaggio dell'istogramma delle MCD da sopra la linea dello zero a sotto la linea dello zero. Vediamo un altro esempio, non mi soffermo più di tanto perché è banale, una cosa del genere ovviamente. Vedete come anche qui l'incrocio coincide con questi punti e non è più nemmeno che operare con due medie mobili. Per quanto sia comunque anche un metodo valido operativo, applicato con determinati filtri, non è questo chiaramente al momento oggetto di interesse. Il quarto metodo è il taglio della linea dello zero da parte della signal line. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo la nostra linea rossa delle MCD, ok, vedete, che va a tagliare a ribasso e noi andiamo a eseguire un'operazione tutte le volte in cui avviene questo taglio. Vedete come le MCD nelle fasi laterali è poco indicativo, come lo stesso discorso per le medie mobili. Le medie mobili nelle fasi laterali, indicando quindi aiutando a capire il trend, falliscono o comunque non vanno impiegate a questo scopo. Altri esempi, signal line che taglia lo zero al rialzo, signal line che taglia la linea dello zero al ribasso, fase di lateralità questa, pertanto inefficia molto un'operatività del genere, una determinata performance. Fase in cui invece è un inizio invece un trend in atto, ok, è un segnale di conferma. Quindi invito anche a tenere in considerazione la distanza effettiva, ok,
di quando avviene l'incrocio della segnalare con della linea dello 0 rispetto al valore in cui, al momento in cui l'istogramma ha cambiato da sotto sopra lo 0. Quindi, come abbiamo visto, nelle fasi laterali è spesso in ritardo. Una prima evoluzione delle MCD, come abbiamo detto, è quella di Thomas Prey, che introdusse il concetto di istogramma di MCD, perché originariamente quindi non erano altro che due linee grafiche. Quindi ecco perché quando inseriamo a livello grafico le MCD e vediamo l'istogramma, potremmo essere tentati di avere per mano le MCD che utilizzano tutte le piattaforme, invece non è così, ma abbiamo l'istogramma come la differenza, la distanza delle due, delle MCD e la sua EMA a 9 periodi, cioè la signal line. Perché fece questo? Come accennato all'inizio, la prima è la possibilità della leggere il grafico in maniera più semplice. Il secondo, perché si considera in questo caso più consono per tracciare le divergenze. Questo è l'MCD di Aspray. Sulla MetaTrader 4 non lo trovate di default, dovete o costruirvelo o cercarlo. Come vedete, in questo caso abbiamo due linee, signal line di MCD, e l'istogramma rappresenta la distanza. Ho voluto adesso fare una rappresentazione visiva che mette in evidenza la classica il classico utilizzo delle MCD qua in basso e qui quello di Aspray. Vediamo subito che tutte le volte in cui abbiamo un incrocio, esso corrisponde al punto in cui, vedete, l'istogramma dell'MCD classico taglia a ribasso la signal line, quindi questo è indicato in maniera speculare. L'informazione aggiuntiva però è che ci dà una misura visiva di quanto questa differenza è accentuata o meno. L'utilizzo, diciamo, delle MCD, anche in questo caso di Aspray, si presta molto bene ai stili di trading che ho evidenziato nelle slide precedenti. A questo punto introduco il discorso delle MCD Light in Reverse, quindi l'utilizzo dei quattro metodi è identico sulle MCD di Aspray. Le MCD, in questo caso Light in Reverse, è stato costruito con una finalità ben precisa e è stato utilizzato come strumenti di trading per evitare il ritardo dei segnali che vengono in questo caso generati. Per risolvere il ritardo abbiamo lavorato sul metodo di calcolo al fine di ottenere una maggiore velocità per trovare i migliori punti di inversione del prezzo, sia long che short, con un ottimo rapporto di rischio-rendimento e riuscire a fare in modo che l'indicatore
si adatta meglio pertanto alle mutate condizioni del mercato, in quanto le fasi in cui avvengono queste inversioni, okay, fra long e short, avvengono nella struttura attuale dei mercati in maniera molto più veloce rispetto a quelle di 30 anni fa. Quindi la finalità è stata anche quella di renderlo adatto alla velocità con cui si muovono i mercati nel contesto odierno. Come si utilizza? In questo caso l'abbiamo utilizzato dove l'MCD fallava, cioè nelle fasi laterali. Nulla però invita di utilizzarlo, okay, come segnali di entrata e di uscita con un semplice aiuto di una media mobile esponenziale a 55 periodo che ci dà un'idea del trend. E in questo caso si opera sempre verso il trend. Quindi, evitando la media mobile a 55 periodi e un time frame inferiore con l'MCD Martin Reverse, si presta in maniera ottimale nelle fasi laterali. Okay? Quando vogliamo operare seguendo il trend con l'MCD Martin Reverse, alziamo un attimo il time frame e consideriamo la media mobile esponenziale a 55 periodi. Elenco ora un attimo tutti i parametri. Intanto vi faccio una domanda: se tutto quanto esposto al momento vi è chiaro, ecco, vi scrivetemi pure se è tutto chiaro o avete bisogno un attimo di vedere un qualche dettaglio. Ok, a questo punto possiamo fare questa considerazione. Prima di tutto i parametri. I parametri sono 8. La fast EMA definisce il valore numerico della media veloce dell'MCD, la slow il valore numerico della lenta dell'MCD, la signal EMA il valore numerico praticamente della media della differenza fast EMA e slow EMA, average type permette di selezionare la tipologia di medie mobili che si utilizzano, l'average price type definisce il prezzo con il quale calcolare la media, show MACD permette di visualizzare le MCD all'interno dell'indicatore, Arrow mostra le frecce con i livelli di ingresso e di uscita e lo spread invece indica il livello in cui orizzontale è tracciato il segnale di ingresso, quanto tolleranza, quanto spread diamo di tolleranza al livello orizzontale per filtrare ad esempio ulteriormente il segnale. Ecco la finestra di impostazione dell'MCD Lighting Reverse. Questo che vi mostro è un esempio di setup long. In questo caso abbiamo un segnale long con un timing di ingresso ottimo. In questo caso abbiamo un rally rialzista sull'euro-dollaro con time frame a 15 minuti. La freccia blu che qua evidenzia, okay, la candela setup, mentre, okay,
qua, questa qui, il livello, ok, viola, rappresenta il prezzo di entrata. Quindi noi saremo entrato a questo livello qui. In questo caso, un esempio di setup short, abbiamo in questo caso un segnale in cui segue un intenso rally ribassista, e il time frame in questo caso è 15 minuti, la freccia gialla ci evidenzia la candela setup, la linea orizzontale è il livello di entrata, che in questo caso il trader sarebbe dovuto essere eseguito a questo livello. L'utilizzo, ok, con lo spread rispetto all'utilizzo senza spread risulta particolarmente dal nostro punto di vista utile. Perché, come vedete in questo caso, se non avessimo, vedete, inserito, ok, un livello di spread su determinati segnali, tipo questo, o anche ad esempio ulteriormente questo, si sarebbero eseguite delle operazioni che non sarebbero state chiaramente significative per la cambienza di forza del prezzo in atto. Ora andiamo a aprire la MetaTrader e vediamolo come opera in azione. La prima cosa, intanto, che vi voglio anche mettere in evidenza su questo grafico, okay, in tempo reale, abbiamo una netta distinzione, e anche a livello visivo l'MCD di Aspray con i colori è anche più gradevole da visualizzare. Vedete come quando abbiamo l'incrocio, questa fase qui, okay, l'MCD con lo signal corrisponde esattamente al classico MACD, quando abbiamo qua l'incrocio, okay, delle medie mobili, okay, qua abbiamo il corrispettivo incrocio qui, quando l'MACD, okay, va sotto il livello dello zero. Nuovamente qui abbiamo l'MACD che taglia, vedete, la sua signal, e quindi in questo caso l'MCD che taglia la sua signal al rialzo, abbiamo in questo caso la stessa indicazione sull'MCD classico. In questa fase qui abbiamo l'MCD che torna sopra lo zero, e in questo caso gli istogrammi tendono a essere positivi. La signal, okay, vedete che riflette in maniera identica i valori, ovviamente, in cui va a tagliare la linea dello zero. Se noi a livello grafico adesso vogliamo prendere l'MACD Lighting Reverse, prendiamo un nuovo grafico. Andiamo a prendere l'MCD Lighting Reverse. Lasciamo di default tutto tranne lo spread, che mettiamo ad esempio 5, e diamo l'ok. Andiamo a zoomare le aree di interesse, togliamo la griglia e vediamo i punti in cui si sono generati dei segnali. In questo caso, l'ultimo segnale generato, ok, se facevamo la considerazione di non operare immediatamente alla candela
quindi successiva, che non raggiungeva il prezzo, quella successiva dopo effettivamente il prezzo lo rompeva e andava a ribasso. In questo caso il segnale ha rotto a rialzo, okay? E vedete che sarebbe stato eseguito, avevano dovuto eseguirlo e poi dopo i prezzi però non sono partiti immediatamente, ma hanno, lateralizzato e poi sono partiti successivamente. Questa fase qui il segnale non è stato preso, questo caso qui è stato preso, in questo caso qui è stato filtrato, in questo punto qui è stato preso. Ecco, disattiviamo lo scorrimento forzato a destra, se no non si sposta il grafico. In questo punto qui è stato preso, questo punto qui è stato preso, questo punto qui, non viene considerato, anche qui il segnale non viene considerato, qui il segnale viene eseguito, al pelo, proprio toccato la candela successiva, questo punto qui viene eseguito, la candela esattamente successiva e poi il mercato scende, qui il mercato non viene eseguito, qui viene eseguito, quindi possiamo vedere come le indicazioni sono affidabili. Chiaramente, se noi vogliamo avere una visione, di tendenza sul quale operiamo, come ho detto prima, inseriamo la media mobile esponenziale a 55 periodi. Facciamo di colore blu. Questo ci definisce pertanto la tendenza a ribasso del mercato, quindi consideriamo una fase laterale e una fase, prima abbiamo considerato una fase laterale, quindi ora, l'utilizzo dello stesso senza cambiando time frame ci indica che la tendenza in essere del mercato è a ribasso, quindi prediligiamo tutte le operazioni che tendono a essere ribassiste. Questa abbiamo considerato la fase di lateralità, potenzialmente questa scartata. Questa ok, questa scartata, questa bisogna fare attenzione perché in questo caso poteva generare un segnale di rottura, in teoria il segnale sarebbe dovuto essere eseguito a questo livello, questo segnale scartato, questo segnale scartato, cambio della tendenza in essere, quindi in questo caso dovremmo decidere di operare a rialzo, bisogna tenere sempre conto del contesto della discesa del mercato, quindi la tendenza ribassista di fondo e anche un time frame superiore. Qui siamo alle 9, quindi era qui. Segnali in questo caso da eseguire, in questo caso questo no, segnali da eseguire, questo da filtrare, ribassista, questo da eseguire, questo segnale filtrato, questo segnale da eseguire, questo segnale, attenzione come si lavora in rottura, poteva essere un buon segnale, sicuramente sarebbe stata un'ottima idea tenere in mente il livello in cui si è generato la rottura, il livello di questo segnale per eseguirlo successivamente. Torniamo un attimo alle slide. Ora vi espongo una
un concetto sul quale stiamo lavorando e abbiamo introdotto effettivamente una grossa novità, ma come vi dico è veramente una grande novità, perché siamo andati a scandagliare tutti i stati emotivi, tutte le condizioni in cui operiamo nel fare trading e come ci si sente, sia facendo il trading discrezionale, sia facendo il trading automatico. Ritenevamo effettivamente che il trading automatico potesse eliminare la parte emotiva, ma non è stato così, perché comunque quando determinati sistemi o segnali iniziano a non essere più profittevoli, iniziano un grosso dilemma. Le prime cose che ci siamo posti è: come ci si sente quando si fa trading? Come ci si sente quando si entra long o short da una determinata posizione? Come ci si sente mentre si cerca di recuperare una perdita? Sono tutti, la maggior parte della ricerca, degli studi che abbiamo fatto, sulla base delle vostre email, sulle basi delle vostre richieste e sentendo anche i colleghi più esperti, sono state generalmente paura, avidità e il non accettare la situazione. E questi sono solo alcuni esempi. Quindi abbiamo capito che la stragrande maggioranza dei comportamenti nefasti, che distruggono anche la più perfetta delle strategie e anche un trading system, è dato dallo stato emotivo in cui ci si trova e non ci si trova soprattutto allineati al contesto, perché se siamo in uno stato emotivo appunto di paura o di stress particolarmente elevato, questo ci comporta delle distorsioni, perché il tuo valore quando sei davanti al monitor è obbligatoriamente portato a essere commisurato con i risultati che si ottieni. Questo genera uno stress e una condizione che ti porta a una perdita molto spesso, con una probabilità quindi di perdere molto maggiore. Quindi abbiamo capito che il diventare trader è una vera e propria scienza. Per capire quello che vi ho voluto dire in queste parole, vi ho fatto questo semplice esempio. Queste sono linee oblique o parallele? In teoria questa è una rappresentazione che porta certe persone a dire rette, quindi diciamo parallele, o altri invece oblique. In realtà queste sono parallele. Lo stesso esatto problema si manifesta quando andiamo a operare e osservare il mercato, perché non andiamo più a osservare il mercato in maniera oggettiva. Quindi, quali sono i tre pilastri scientifici del trading profittevole? Primo, un vantaggio competitivo statistico matematico, e qui la tecnica, la statistica e la matematica ci deve essere a fondo. Secondo, una conoscenza approfondita del mercato e delle tecniche operative, quindi tutti gli strumenti idonei a nostro possesso, quindi sia oltre tecniche e quant'altro, ma anche struttura tecnologica, PC, software e analisi. E il terzo è una conoscenza approfondita di se stessi e di come il nostro cervello reagisce alla realtà che ci circonda.
Questa è la strategia operativa statistico-matematica, diverse strategie profittevoli che individuano correttamente i punti di ingresso e di uscita dal mercato. La fisica quantistica, perché siamo andati a capire elementi quindi molto approfonditi della fisica per poter combinare elementi di statistico-matematica ed elementi di fisica. E il terzo, le neuroscienze, perché le neuroscienze sono un elemento, una materia, una disciplina fondamentale che, abbinate ai due elementi precedenti, ci permettono di essere veramente allineati sia con quanto vediamo, sia proprio con le nostre decisioni. Quindi il corso di trading scientifico che ti permette di fare trading profittevole facendo della strategia, della fisica quantistica e del tuo cervello i migliori alleati. Lo abbiamo chiamato la scienza del diventare trader. Si svolgerà il 9 e il 10 maggio alla Villa Fenaroli a Brescia, che è la villa più bella che è presente a Brescia, in un contesto pertanto di verde. Un palazzo bellissimo, una sala enorme con anche tutti chiaramente i comodi del caso. Per gli utenti del Grand Slam Trading abbiamo creato questo codice di sconto 02web1203, il sito internet della scienza del diventare trader.com. Per informazioni dettagli, potete mandare un'email a contatto@lacasadeltrader.com oppure telefonare al 030 37 62 312. Ringrazio in questo caso Pietro Ricciati e FX Capital del loro supporto e vi invito chiaramente a fare riflessione sull'utilizzo dell'MCD e di confrontarlo con l'MCD Lightning Reverse. Buona serata a tutti e buon trading. Perfetto, perfetto, grazie Matteo per la lezione di questa sera. Ringrazio tutti i partecipanti per essere stati con noi anche in questa occasione. Ricordo a tutti che l'appuntamento con i nostri webinar tornerà fra 2 settimane, sempre con i compagni, i colleghi della Casa del Trader, il 9 aprile alle 17.30 su come sfruttare il Dynamic Bands High Low. Ringrazio tutti per la partecipazione e auguro una buona serata.